Questo è un grosso personaggio del quale io farò, non so quando, ma farò un film, no? È quel signore che si chiama Pompeo di legno alla fine del Settecento, è un manichino da pittore. Pensate che è stato già con 5 generazioni di artisti. Se lui raccontasse quello che ha visto in queste 5 generazioni, i trionfi, le gioie, la miseria, la gloria, le donne, i delitti, tutto quello che era, allora raccontò questi 5-6 racconti di questo. Sempre in silenzio, sempre posando, sempre con queste cose qui, assistito a queste vite meravigliose, hanno girato attorno a lui. E si chiama Pompeo. Fai un saltino dentro il quadro, siediti su quella seggiolina gialla lì. E dietro si sente, dietro c'è questa specie di Buddha rosso, no? Grande, enorme, no? Con questo chiodo fisso e un elicottero con lui, perché non dipingi, perché non dipingi, perché non dipingi, no? Intanto si è formata una specie di ragnatela lì così, no? Sopra. E io sono stanchissimo e sono seduto lì. E lì c'è un paesaggio orizzontale, in fondo là c'è il mare. Poi ci sono il castello di Gradara a destra, o un altro castello. C'è la mia tenda di comando. C'è i miei sassi, i miei occhi che si addormentano, perché sono stanco. Mi addormento. Allora c'è questo silenzio che c'è sempre, alla vigilia dell'inaugurazione del monumento al primo cittadino. La mattina si tira giù lenzuola, po, 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 po.